Venerdì scorso un dramma ha colpito la comunità di Conegliano. Sofia Ratanina, una giovane italo-ucraina di 22 anni, è stata trovata priva di sensi sul pavimento del bagno dall'anziana nonna con cui condivideva l'appartamento in Via Verdi. La nonna ha immediatamente chiamato il 118 e il team del SUEM ha capito rapidamente la gravità della situazione, decidendo un trasferimento urgente all'ospedale Cafoncello di Treviso. Nonostante l'intervento chirurgico, Sofia non è sopravvissuta all'aneurisma cerebrale che l'ha colpita. Prima di questo tragico evento, Sofia aveva raggiunto notevoli traguardi professionali. Da pochi mesi aveva ottenuto un contratto a tempo indeterminato alla Trecuori, una società conegliano-ese di benefit dove lavorava come assistente amministrativo. La sua formazione era notevole. Laureata nel 2022, aveva anche un master in management delle attività sociali e culturali e parlava sei lingue, tra cui ucraino, italiano, russo, inglese, tedesco e polacco. Inoltre aveva maturato esperienza come copywriter, traduttrice, project manager in diverse aziende. Il suo decesso è stato un duro colpo per la città di Cima, dove si era trasferita da Kiev, città in cui sono rimasti i suoi genitori.